Si è svolta questa mattina a Ischiaponte la celebrazione della Santa Messa nel giorno della festa del Santo Patrono San Giovan Giuseppe della Croce. Per la Chiesa oggi è anche il mercoledì delle ceneri, con l'inizio della Quaresima e l'imposizione delle ceneri. La Chiesa Collegiata dello Spirito Santo, sede del culto di San Giovan Giuseppe della Croce, fondata nel 1570 dai marinai del borgo di Celsa, era gremita in ogni ordine di posto. Tantissime le persone presenti. Il culto del Santo Patrono è molto sentito non solo dagli abitanti del borgo, ma anche da tutti gli ischitani. Erano presenti inoltre tutte le autorità civili e militari che all'inizio della solenne celebrazione sono state salutate dal vescovo di Ischia. Monsignor Pietro Lagnese, nella sua omelia, ha sottolineato che la Quaresima serve proprio per scoprire questo tempo che Dio ci dà per riprendere in mano la nostra vita. Il nostro santo concittadino ci incoraggia, ha detto ancora Monsignor Lagnese, ascolta l'invito, ritorna al Signore. Ma chi era San Giovan Giuseppe della Croce? San Giovan Giuseppe della Croce è il santo patrono di Ischia. Nel calendario ecclesiastico il santo è onorato il 5 marzo, mentre i festeggiamenti nelle strade cittadine di Ischiaponte sono svolti la prima domenica di settembre per la durata di 4 giorni. Giovan Giuseppe della Croce nacque ad Ischia nel borgo di Ischiaponte con il nome di Carlo Gaetano Calosirto il 15 agosto del 1654. Era figlio del nobile Giuseppe e di donna Laura Gargiulo. La nobile famiglia Calosirto era molto devota alla Vergine Maria, per la cui intercessione all'età di 2 anni il piccolo Carlo guarì miracolosamente dalla peste. A 15 anni scelse la vita religiosa aderendo ai francescani scalzi, detti Alcantarini. A 16 anni entrò nel convento napoletano di Santa Lucia al Monte e assunse il nome di Giovan Giuseppe della Croce. Divenne sacerdote il 18 settembre del 1677 e fu inviato insieme ad altri 11 frati, di cui egli era il più giovane, a Piedimonte d'Alife, dove presso il santuario di Santa Maria Soccorrevole edificarono un convento detto La Solitudine. Per molti anni fu contemporaneamente maestro dei novizi a Napoli e padre guardiano del convento a Piedimonte. Fece ritorno ad Ischia nel 1688 per assistere la mamma morente e successivamente, quando ammalatosi gravemente, i superiori lo rimandarono nella natia Ischia. Appena guarito, tornò nuovamente per l'estate di Napoli, povero tra i poveri, con sempre indosso il suo unico saio, così tanto rattoppato che affettuosamente i napoletani cominciarono a chiamarlo Padre Centopezze. Morì il 5 marzo del 1734, nello stesso convento napoletano di Santa Lucia al Monte, in cui era entrato novizio 65 anni prima. Fu proclamato santo il 26 maggio 1839 dal Gregorio XVI. Nel 2003 il vescovo di Ischia, Monsignor Filippo Strofaldi, ha ottenuto che le spoglie venissero trasferite da Santa Lucia al Monte di Napoli nel convento francescano dell'isola, tra la sua gente che lo venera come santo patrono.